Sera, in perfetto orario direi iniziamo questo pomeriggio con il professor Mantovani. Prima di iniziare vi ricordo che alla fine della presentazione o anche durante la presentazione del professor Mantovani passeranno delle hostess tra il pubblico e chi ha delle domande da formulare, se vuole, può scriverle su un bigliettino e alla fine le trasmetteremo al professor Mantovani, che sono sicuro risponderà con molto piacere a tutte le vostre domande e curiosità. Allora, io mi chiamo Franco Franceschini, ringrazio il Presidente dell'Ordine e tutti gli organizzatori di questa giornata per avermi invitato a presentare il professor Mantovani. Lasciatemi dire due parole di presentazione mia e delle relazioni con il professor Mantovani. Io e il professor Mantovani siamo entrambi medici, immunologi, lui è un immunologo di base, io un immunologo clinico, ma facciamo un lavoro che non è lo stesso, non è esattamente lo stesso. Io mi occupo di clinica, mi occupo quindi di cercare di curare i malati che hanno malattie autoimmuni sistemiche, cioè malattie causate da disfunzioni del sistema immunitario. E devo dire che negli ultimi anni le cure che abbiamo a disposizione per curare queste malattie sono enormemente migliorate, sono enormemente più efficaci di quanti non fossero qualche anno fa. Questo ovviamente è frutto diretto della ricerca scientifica. La ricerca scientifica studia i meccanismi del sistema immunitario, le disfunzioni del sistema immunitario e in questo modo rende evidente quali possono essere i punti su cui è possibile agire per correggere in qualche modo queste disfunzioni. Quindi la connessione è questa tra l'immunologia di base e l'immunologia clinica, si chiama medicina traslazionale. La medicina traslazionale è una disciplina che si fonda su tre pilastri sostanzialmente, in inglese si dice from benchside to bedside to community, quindi i pilastri sono il lavoro in laboratorio, la ricerca, la applicazione clinica, cioè al letto del paziente, e poi la restituzione alla comunità. Restituzione alla comunità che viene fatta con le politiche sanitarie, quindi riguarda tutti noi e che siamo oggetto di queste politiche sanitarie. Tra le politiche sanitarie sicuramente le più importanti sono le campagne di prevenzione, quindi i vaccini, e di questo si è ampiamente occupato e tuttora si occupa il professor Mantovani. Quindi, il professor Mantovani è medico, ha una specialità in oncologia, ha dedicato tutta la sua carriera scientifica allo studio dei meccanismi del sistema immunitario in relazione ai tumori e allo sviluppo dell'infiammazione. Non entrerò nel dettaglio perché sarebbe troppo difficile e troppo specifico insomma, per una serata come questa. Basti dire che tutta la produzione scientifica che il professor Mantovani ha prodotto è testimoniata dall'enorme produzione letteraria, quindi le pubblicazioni, dal numero innumerevole, incalcolabile quasi, di citazioni che queste pubblicazioni hanno avuto e che lo rendono sostanzialmente da anni il più autorevole e il più importante immunologo italiano e direi sulla scena mondiale. Attualmente è direttore della Fondazione Humanitas, direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas, è professore emerito di patologia generale all'Università Humanitas di Milano e inoltre è direttore del centro di ricerca Inflammation and Therapeutic Innovation di un prestigioso centro di ricerca inglese, il William Harvey della Queen Mary University di Londra. Durante la sua carriera ha lavorato, credo, per molti anni all'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. La sua carriera accademica è transitata anche per Brescia, dove è stato professore di patologia generale fino al 2001. Lui non ricorderà, ma nel periodo in cui stava per andare in Humanitas mi aveva chiesto di sostituirlo in due corsi di immunologia per infermieri ed ostetriche e per 2 anni avevo retto i corsi per il professor Mantovani, che era già allora oberato di impegni di vario genere.
La carriera scientifica, l'abbiamo detto, è stata dedicata tutta allo studio del sistema immunitario in relazione soprattutto allo studio della produzione dei tumori e dell'infiammazione, e tutto questo ha portato alla identificazione di nuove molecole, alla descrizione di nuove funzioni di recettori molecolari e allo sviluppo in funzione appunto di queste nuove scoperte di nuovi paradigmi. Cos'altro dire rispetto a questo? Un altro grandissimo merito del professor Mantovani è stato quello di ospitare e far crescere una lunga serie di ricercatori, di immunologi, che attualmente sono immunologi al top della ricerca scientifica in tutto il mondo e che provenivano ospitati nei suoi laboratori da varie parti del mondo, da Singapore, dagli Stati Uniti, all'Inghilterra, naturalmente a molti ricercatori italiani. Oltre a tutti questi meriti, grandissimi meriti scientifici, il professor Mantovani è anche un appassionato divulgatore di scienza, e anche questo è testimoniato da conferenze come quella che ci regalerà stasera, che tiene in queste situazioni pubbliche, ma anche nelle scuole, credo, da molti anni, dalla ricca pubblicistica su giornali di ampia tiratura, il Corriere della Sera, la Repubblica, la Stampa, il Sole 24 Ore, riviste, pubblicazioni di libri molto importanti di divulgazione scientifica, tutto questo allo scopo di promuovere la sensibilità verso la scienza e le politiche della scienza in Italia a vari livelli, naturalmente per i temi che a lui sono più cari, quindi l'immunologia, l'oncologia, i vaccini, la salute pubblica in generale. Una piccola parentesi, diciamo che in questa sua attività non ha mai esitato a prendere posizione nei confronti di varie ciarlatanerie che sono state espresse e questo lo riporta anche orgogliosamente nel suo curriculum vitae. Su curriculum vitae che a mio parere ha due punti di forza incredibili che non hanno nulla direttamente a che fare con la ricerca scientifica e che sono l'orgoglio per la famiglia che insieme alla moglie Nicla ha costruito, 4 figli, 8 nipoti e il fatto che mezza pagina introduttiva del curriculum vitae è dedicata all'elenco degli indirizzi a cui è possibile ritrovare il professor Mantovani, indirizzi di tutti i posti di lavoro, indirizzi postali, indirizzi mail, numeri di telefono, addirittura l'indirizzo privato, il che dà l'idea di una persona che è completamente disponibile al contatto da parte di chiunque per poter naturalmente realizzare gli scopi a cui ha dedicato la sua intera vita fino ad ora, quindi la produzione e la divulgazione della scienza. Lasciatemi dire ancora due cose che amici comuni o conoscenti comuni a cui ho chiesto di notizie sul professor Padovani e sul professor Mantovani, scusate, che mi hanno dato, Silvano Sozzani che oggi è alla Sapienza di Roma, Carlo Selmi che lavora in Humanitas e fa il mio stesso lavoro, Annalisa Del Prete che lavora qui a Brescia e che ho incontrato l'altro giorno a una discussione di tesi di dottorato. Due notizie volanti. Il professor Mantovani è un appassionato di sci alpinismo e questo farà piacere a molti qui in sala, i miei amici soprattutto, è interista perché nella vita bisogna anche saper soffrire un po', quindi siamo nati per soffrire. Siamo nati anche per soffrire. Scusate questa lunga presentazione, ma parlare del professor Mantovani necessiterebbe di molto più tempo a disposizione. Ho trascurato di dire alcune notizie importantissime, ma se ci sarà occasione la prossima volta le comunicheremo. Quindi con questo lascio la parola al professor Mantovani per la sua presentazione su come pensare oltre i confini con il valore della scienza per guardare al futuro. Prego. Grazie Franco, grazie professor Franceschini per l'introduzione, grazie per aver citato la mia passione per la montagna.
e anche per l'Inter, anche se è motivo di sofferenza in questi tempi. Grazie per essere, ringrazio l'Ordine dei Medici per il privilegio di tornare a Brescia e con due parole chiave che sono oltre i confini e il futuro. Devo dire che a Brescia non mi sento oltre i confini, mi sento a casa perché io sono, ho servito l'Università di Brescia per 7 anni e sono stato molto bene a Brescia, quindi è un ritorno, se me lo consentite, un po' un ritorno a casa. Condividerò con voi riflessioni su attraversare i confini e sul futuro, e quindi le sfide, o alcune delle sfide che abbiamo davanti. Se posso avere le diapositive, eccoci. Io mi guarderò, sono io che ho mandato indietro, guarderò a confini e futuro dal punto di vista del sistema immunitario. Il sistema immunitario è, a noi piace pensare al sistema immunitario con due metafore, quella dell'orchestra e poi un'altra metafora, quella dell'esercito, in questo periodo non la uso, quindi preferisco pensare all'orchestra. Un'orchestra straordinaria, da cui dipende il nostro benessere, da cui dipende il nostro equilibrio con il mondo interiore, i microbi che ci accompagnano. Abbiamo molta più informazione genetica, più del 90% dell'informazione genetica che portiamo è informazione genetica dei microbi che ci accompagnano sulla pelle, nell'intestino e così via, e probabilmente anche in organi interni. E poi nei confronti di microbi che arrivano da fuori, e ne abbiamo avuto un esempio drammatico qui negli ultimi 2 anni. È un'orchestra straordinaria di cui non conosciamo tutti gli orchestrali e tutti gli strumenti. E questa c'è un mondo che qualcuno ha chiamato ignoroma, cioè se facciamo 100 l'informazione codificata dal genoma, dal nostro genoma, anche se conosciamo tutte le lettere, tutte le parole, per quasi il 20% delle parole non sappiamo che cosa vogliono dire. Quindi non conosciamo tutti gli orchestrali e tutti gli strumenti giocati. È una delle cose che abbiamo cercato di fare, il mio gruppo, i miei collaboratori ed io, e che ancora stiamo cercando di fare, è quello di scoprire molecole e orchestrali e partiture dell'orchestra. Quindi questa è una delle sfide che abbiamo per il futuro, perché, come già ricordato Franco, identificare per esempio gli strumenti, le parole sbagliate, ha consentito di bloccarle nel caso di malattie reumatologiche. Sfide. Comincio con una sfida che è una... ecco, vedrete quadri e citazioni perché io penso che la scienza deve camminare insieme all'umanità e una dimensione umanistica. E se qualcuno è interessato a contaminazioni fra le letture che mi hanno accompagnato in questi 2 anni e considerazioni di tipo immunologico, assieme al direttore del Piccolo Teatro Claudio Longhi abbiamo appunto messo insieme questo tipo di cose. La prima sfida che abbiamo davanti è un omaggio a Franco. Perché? Lui ha menzionato già le malattie autoimmuni o auto, ci sono ancora, abbiamo scoperto che ci sono malattie che chiamiamo autoinfiammatorie. Questo bimbo dipinto da Caravaggio, un amor dormiente, ma molto probabilmente era un bimbo che è morto per una malattia autoimmune, autoinfiammatoria, l'artrite reumatoide giovanile. Grazie al progresso dell'immunologia, questi bimbi non muoiono, questi bimbi non vanno più neanche incontro alla, correggimi se dico cose sbagliate perché lui ne sa molto più di me, non vanno più incontro per esempio a interventi chirurgici per sistemare le ginocchia,
grazie al fatto che sono state identificate le parole e vengono fermate parole dette nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Ma le malattie autoimmune costituiscono una sfida, perché noi non capiamo perché il nostro organismo, questa fantastica orchestra, a un certo punto si dirige contro noi stessi. Costituiscono una sfida anche da un altro punto di vista, una sfida dal punto di vista di una medicina di genere che tenga conto delle differenze che ci sono fra maschi e femmine. E vale la pena ricordare che se noi facciamo 100 il carico di sofferenza legato a malattia sul pianeta, le donne portano molto più del 50, qualcuno stima che portino più intorno all'80% del carico di sofferenza. Quindi abbiamo, e le malattie autoimmuni sono in uso delle diapositive in inglese perché mi aiutano a ricordarmi cosa voglio dire e lo schema che mi sono fatto. Le malattie autoimmuni, questo è un regalo di Carlo Selmi che è stato citato da Franco, le malattie colpiscono in generale molto più le donne dei maschi. Ci sono dei motivi per questo. Allora, questa è una delle sfide che abbiamo. Il sistema immunitario sostanzialmente fa 4 tipi di errori. Uno è questo, dirigersi contro noi stessi. Il secondo è dirigersi contro degli innocenti, contro cose che non creano problemi, le allergie. Pensate alle allergie contro i pollini. I pollini non sono un problema, ma stiamo male, abbiamo l'asma a causa dell'allergia. Il terzo errore è quello di rispondere in modo esagerato, è quello che succede nei nostri pazienti in terapia intensiva con Covid-19. È il sistema immunitario che causa problemi. E il quarto errore è quello di addormentarsi. Addormentarsi è una situazione in cui il sistema immunitario si addormenta, sono i tumori. E questa è stata una sfida che ha attraversato 100 anni di medicina ed è una sfida che ha attraversato anche tutta la mia vita scientifica. Perché? Perché quando i padri fondatori della medicina, più di 100 anni fa, hanno visto che le armi immunologiche, gli anticorpi, i vaccini sconfiggevano le malattie infettive, hanno sognato e hanno provato a usare le stesse armi contro il cancro. E per 100 anni ci sono stati solo insuccessi. C'è stato un momento, questa è una diapositiva un po' sofisticata, ma c'è stato un momento alla fine del millennio precedente in cui pensava che il sistema immunitario fosse fondamentale nello sviluppo dei tumori, io avevo scoperto che una parte del sistema immunitario passa al nemico, si comportano come poliziotti corrotti. Ecco, chi pensava che il sistema immunitario fosse pensato era un po' come questi rematori di questa barca in un mare in tempesta. Gli oncologi sostanzialmente non ci credevano. Dopodiché è cambiato. La scienza è fatta così, si cambia idea davanti ai dati, c'è stato un grande cambiamento di paradigma, cioè è stato accettato che il cancro non è solo la cellula tumorale, il cancro è anche la nicchia ecologica dove cresce una cellula tumorale e di questa nicchia ecologica fanno in parte le difese immunitarie, che non funzionano, quando vediamo un paziente di regola non funzionano più o funzionano male o addirittura sono passate al nemico. L'identificazione poi delle molecole, degli acceleratori e dei freni del sistema immunitario ci ha fatto entrare in un nuovo mondo che è quello delle terapie immunologiche del cancro, dell'immunoterapia dei tumori, che ha consentito grandi progressi per alcuni tumori, ma che costituisce una delle sfide per il futuro. Siamo entrati in un continente nuovo, quello delle terapie immunologiche del cancro, in cui abbiamo avuto risultati, non siamo soddisfatti perché vorremmo aver fatto di più, ma in cui vediamo grandi, grandi promesse per i nostri pazienti. Il futuro, non possiamo non guardare al futuro senza pensare a quello che è successo negli ultimi 2 anni.
A febbraio di 2 anni fa, ci siamo confrontati con un nuovo nemico, un virus, che è SARS-CoV-2, una malattia nuova, e davanti a questo è il virus disegnato, sono stati citati i miei nipoti, che hanno presentato il virus, ma non è una cattiva rappresentazione, perché questa è la proteina spike, che è l'ancora che il virus utilizza per entrare nelle cellule. E io mi sono sentito e mi continuo a sentire di tornare alle radici della nostra cultura greco-romana, cioè alla coscienza di non sapere. È Socrate che dice: io sono più saggio di lui, perché io so che non so, so di non sapere. Ci siamo trovati davanti a una malattia nuova, ci siamo trovati davanti per esempio a una malattia nuova nei bambini che si chiama MISC, che compare dopo Covid-19. Uno dei motivi, io ero a Londra ieri sera, parlavo con uno dei pediatri che hanno scoperto MISC, è stato scoperto anche qua a Bergamo, ed è uno dei motivi per cui diciamo vaccinate i bambini, per proteggerli contro questa malattia nuova che è molto rara, ma è molto grave. Poi abbiamo un'altra, quindi un virus nuovo, una malattia nuova, ma altre malattie nuove. Abbiamo una cosa che ci preoccupa molto, che si chiama long COVID, cioè le persone, una quota significativa delle persone guarite da COVID hanno problemi al sistema nervoso centrale, hanno problemi cardiovascolari, hanno problemi che compaiono e rimangono per molto tempo. Quindi malattie, siamo confrontati con malattie nuove. E poi ci siamo confrontati 2 anni fa negli ospedali, qui e dovunque, ci siamo confrontati con la variabilità, e tutti lo sappiamo, ci sono persone che si ammalano, altri che non si ammalano, ci sono persone che si ammalano gravemente, persone che non si ammalano gravemente. E quindi ci siamo chiesti, e questo è il passato, ma è anche il futuro, ed è anche un tentativo di rispondere alla domanda oltre i confini, ci siamo chiesti se ci fosse una componente genetica, quindi se la nostra costituzione genetica fosse responsabile, almeno in parte, della gravità della malattia. Abbiamo fatto il primo studio di genetica, l'ha fatto una persona che purtroppo non c'è più, Stefano Duga, ha fatto il primo studio di genetica con noi. Poi abbiamo superato i confini, come ci invita a fare questa serie di conferenze. Abbiamo lavorato insieme a colleghi europei e abbiamo trovato alcuni geni che sono, questo lo chiamiamo Manhattan plot, perché sono come dei grattacieli, i grattacieli di Manhattan. Dove c'è un grattacielo vuol dire che ci sono dei geni che sono associati alla malattia grave. Questo è un cromosoma, il cromosoma 3, tra l'altro sono dei geni di una famiglia che noi abbiamo scoperto, coscoperto con Silvana Sozzani, si chiamano chemokine in genere. Quindi diciamo, queste sono anche molecole care al mio cuore. E che cosa ci ha detto? Poi abbiamo superato ulteriormente i confini. In tanti abbiamo fatto studi di genetica al mondo. E abbiamo detto che bisogna mettere insieme tutti i dati. Un collega italiano, si chiama Andrea Ganna, a Helsinki, ha detto: mettiamo insieme tutti i dati. E siamo 3.800 autori di questo studio. Quindi io sono un 3.800esimo dello studio. Ma abbiamo messo insieme i dati per disegnare l'architettura genetica del rischio di avere Covid grave. E lo stiamo facendo perché lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo per capire, ma perché vogliamo andare in una direzione in cui diamo al paziente giusto la terapia giusta al momento giusto. E stiamo grattando la superficie, perché Rosanna Selta, che è una genetista da noi, mi dice che quello che stiamo facendo gratta il 10% del rischio genetico. Quindi queste sono uscite su riviste molto molto prestigiose, ma ci rendiamo conto dei nostri limiti. Poi
trattare i pazienti, ovviamente, trattare i pazienti. 2 anni fa aprivamo l'armadio, non c'erano diagnostici, non c'erano strumenti preventivi, non avevamo vaccini e non avevamo farmaci. In questi 2 anni abbiamo fatto progressi, l'armadio non è più vuoto. L'armadio non è più vuoto, i progressi sono stati fatti grazie ai successi, ma anche grazie agli insuccessi. Abbiamo avuto tanti insuccessi. Per esempio, per esempio la terapia col plasma. Il soggetto che è guarito ha gli anticorpi nel plasma, dona il plasma, trasferiamo il plasma e non ha funzionato. Non ha funzionato in India, non ha funzionato in Cina, non ha funzionato in Europa, non ha funzionato in Nord America, non ha funzionato in America Latina. Sono state dette cose su farmaci come idrossiclorochina che ci hanno fatto solo perdere tempo e hanno fatto male ai pazienti, come idrossiclorochina, come ivermectina, l'ultima di questa serie, ma ci sono stati dei successi. Il primo successo è stato con i cortisonici, un vecchio farmaco, costa pochissimo, dati solo nella finestra giusta, cioè quando il paziente è grave e ha insufficienza respiratoria, hanno ridotto la mortalità. Poi abbiamo cominciato a usare anticorpi monoclonali, ma il virus cambia e quindi molti degli anticorpi monoclonali che vedevano le vecchie varianti sono anticorpi fatti in quantità illimitata che possiamo produrre, ma il virus è scappato. E poi abbiamo finalmente degli antivirali, questo è uno di cui sentite parlare, questa accoppiata, lo sentite parlare come Paxlovid, che si è dati di nuovo nella finestra giusta e nei soggetti a rischio funzionano. E poi infine abbiamo dei farmaci, alcuni di questi sono approvati per uso clinico, che spengono la risposta immunitaria eccessiva. Quindi abbiamo fatto progressi. E in generale, è cambiato il nostro modo con cui vediamo il virus. Io penso che cambierà la malattia e penso che cambierà ancora, questo è il futuro. È all'intersezione fra predisposizione genetica, che abbiamo contribuito a scoprire, una vera e propria immunodeficienza. Ci sono dei soggetti che hanno dei difetti genetici del sistema immunitario, di cui non ci si accorge perché viviamo in un ambiente protetto, ma che saltano fuori quando si incontra un virus nuovo come questo. E poi il virus gioca col sistema immunitario, se permettete l'uso del termine gioca, nel senso che induce una risposta autoimmune in una quota dei pazienti che contribuisce alla gravità della malattia. E non capiamo bene come questo succeda. Per chi come me si è occupato sempre della prima linea di difesa, quella che chiamiamo l'immunità innata, questa risposta autoimmune bloccano proprio la prima linea di difesa. Abbiamo bisogno di marcatori. Vi voglio dare un'idea di come lavoriamo in laboratorio, al letto del paziente. Questo è uno studio fatto in collaborazione con Bergamo, ma abbiamo ottenuto l'impronta digitale dei globuli bianchi, dei nostri impronta digitale genetica, cioè le lampadine accese nei globuli bianchi dei nostri pazienti, e fra le molecole che stavano accese c'è una molecola che noi abbiamo scoperto, un parente di proteina C reattiva, quindi tutti i medici le conoscono, questa famiglia di molecole. Sono molecole dell'immunità innata. Poi ci siamo chiesti in che cellule è accesa questa lampadina e lo abbiamo fatto nel sangue periferico, lo abbiamo fatto nei polmoni. Pensate, oltre ai confini, giusto il titolo, di pazienti in Israele e negli Stati Uniti, senza avere accesso ai pazienti, ma avendo accesso ai dati, in un mondo aperto, in cui si collabora al servizio della salute. Poi siamo purtroppo tornati ai pazienti persi di Bergamo, li abbiamo visto che
questa molecola sta dove ci sono i trombi nel polmone, che è uno dei problemi molto gravi che ci sono nella malattia. E poi avevamo in realtà messo a punto un saggio di misura, e questo è emerso come uno dei marcatori di gravità di malattia, in due casistiche a Bergamo e a Milano. E poi cosa si fa? Beh, si aspetta. Che cosa si aspetta? Si aspetta se gli altri colleghi in altre parti del mondo vedono la stessa cosa, cioè vedono che questo può essere un indicatore di gravità di malattia. Nel nostro caso, ve lo dico ovviamente, ve lo racconto perché è successo così nel Regno Unito, in Turchia, in Danimarca, negli Stati Uniti hanno avuto dati molto, molto simili. Di nuovo oltre i confini e con umiltà, cioè pronti a cambiare idea se i dati dicono qualcosa di diverso da quello che pensavamo. Questa prima linea di difesa è molto importante, questa per esempio è una molecola che abbiamo scoperto, che questa è Spike, la proteina del virus, non disegnata dai miei nipoti, ma è il modello molecolare, e questa è una molecola che noi abbiamo identificato che vede Spike e che blocca Spike, e abbiamo i dati che mostrano che è molto importante nella difesa, si chiama MBL. Abbiamo fatto progressi quindi con marcatori di gravità, con diagnostici, abbiamo fatto progressi con strategie terapeutiche e poi abbiamo i vaccini. E siccome appunto pensiamo al futuro, ma dobbiamo sempre ricordare il passato, questo è Bebevio, è una campionessa paralimpica. Bebevio è così a causa della meningite, meningococco di tipo B. Meningococco di tipo B, nessuno riusciva a fare un vaccino contro meningococco di tipo B. Il meningococco di tipo B, abbiamo un vaccino che funziona, che viene offerto, grazie al lavoro di un collega che si chiama Rino Rapuoli, che ha fatto quello che nessuno riusciva a fare, usando il meglio delle tecnologie. E quindi Bebevio dice vaccinatevi. I vaccini sono circondati da molte notizie false. Questa è vecchia di 100 anni. Il primo vaccino che ha cambiato la salute sul pianeta è il vaccino contro il vaiolo. Io appartengo alla generazione che ha fatto il vaccino contro il vaiolo. La mia prima figlia è stata vaccinata contro il vaiolo, gli altri miei figli non sono stati vaccinati contro il vaiolo, perché il vaiolo, grazie al vaccino, è scomparso. Ebbene, c'era questa cosa. Scusate, il vaccino viene dalla vacca, perché veniva si prendeva il vaiolo delle mucche, quindi vacca, e quindi vacca vaccino. E subito è nato un movimento che diceva il vaccino viene dalla vacca e quindi abbiamo delle modificazioni genetiche e diventiamo vacche. Questo è stato più di 100 anni fa ed è quello che abbiamo sentito riguardo ai vaccini contro Covid-19, i vaccini a mRNA. Non molto originale come idea. Tornerò su alcuni dei motivi per cui c'è scetticismo, e noi per il futuro abbiamo un tema di condividere quello che sappiamo, condividerlo con umiltà e diciamo contrastare le notizie false. Per esempio i vaccini contro Covid-19, la sterilità, non c'è nessun motivo per cui inducono sterilità, e abbiamo i dati che non ci sono, non c'è induzione di sterilità. Modificazioni genetiche, tutte le volte che abbiamo un'infezione virale, un raffreddore, siamo pieni di RNA messaggero, di mRNA dei virus, ma non ci sono modificazioni genetiche. E poi ce ne sono altri, ma su questo voglio tornare più avanti. È cominciato quando sono arrivati, quando è arrivato Covid-19, è cominciata una corsa a avere il vaccino. C'erano più o meno più di 200 ipotesi di vaccino. In questo momento
Adesso sono stati somministrati 11 miliardi, qualche mese fa erano 11 miliardi di dosi di vaccino. Ci sono 23 vaccini utilizzati al mondo. Il vaccino che è stato più utilizzato e che è stimato ad aver salvato più vite è il vaccino di Oxford, generato all'Università di Oxford e commercializzato da AstraZeneca, che è un vaccino che noi non utilizziamo più e possiamo tornare su questo. E poi ci sono i vaccini. Abbiamo ancora molti vaccini in sperimentazione. Ci sono più di 190 vaccini in sperimentazione preclinica e ce ne sono 40 in sperimentazione clinica, e di alcuni di questi qualcuno di noi sa che ci sono dei dati. Potrei fare qualche esempio di vaccino che stanno qua, ma che in realtà sappiamo che... è importante avere tanti vaccini. Io penso che sia molto importante. Beh, questa è Kathleen Caricò, è la mamma dei vaccini a mRNA, lei ha lavorato controcorrente, facendo ricerca di base per 20 anni, pensando, e alla fine i colleghi di BioNTech che hanno generato quel vaccino a mRNA che è commercializzato da Pfizer, facevano vaccini contro il cancro, e poi hanno usato la tecnologia e tutto quello che avevano imparato per fare i vaccini contro il cancro, l'hanno utilizzato per fare il vaccino contro Covid-19. È importante avere più vaccini. Questo è un pittore Ligabue, ma mi ricorda, di nuovo, se prendiamo un flagello che io ho conosciuto, molti di voi l'hanno conosciuto, che è la polio. Ho avuto il compagno di classe alle elementari con la gamba atrofica da polio. Beh, se la polio non è più un problema per noi, è perché abbiamo utilizzato due vaccini, il vaccino polio orale, quello di Sebin per intenderci, e quello invece che si inocula, quello di Jonas Salk. E se vogliamo, e come speriamo di vivere in un mondo in cui non ci sarà più bisogno di vaccinarsi contro la polio, abbiamo bisogno di un terzo vaccino. Quindi è importante, è una cintura di sicurezza il fatto che abbiamo più vaccini per vaccinare il mondo oltre i confini. Davanti ai vaccini non sappiamo molte cose. Noi stiamo facendo qualcosa che non ha precedenti nella storia, perché stiamo facendo una campagna vaccinale durante una pandemia. Per esempio, conosciamo ancora male il sistema immunitario, l'ho detto all'inizio, e noi non siamo capaci di prevedere quanto dura la memoria immunitaria. Dopo aver avuto la malattia, peggio, o dopo aver avuto il vaccino o la combinazione dei due. Non siamo capaci di prevederlo. Lo guardiamo, lo misuriamo, seguiamo, ma non lo conosciamo. La prima linea di difesa, vi ho detto la prima linea di difesa, ci sono molti vaccini o alcuni vaccini che sono un buon allenamento per la prima linea di difesa. È una buona sessione di allenamento. E danno un certo grado di protezione anche nei confronti dei patogeni contro cui non sono stati disegnati. Per esempio il vaccino orale contro la polio, un'osservazione fatta quando è stato introdotto il vaccino orale contro la polio nell'Unione Sovietica, una delle osservazioni. Siamo all'ordine dei medici, quindi qualche lavoro... noi abbiamo osservato che la prima linea di difesa può essere allenata e probabilmente è fondamentale. Beh, non sappiamo se i vaccini che stiamo utilizzando allenano la prima linea di difesa e questa contribuisce. Probabilmente sì, ci sono dei dati che suggeriscono che questo sia il caso. È una delle, questa la menziono perché è una domanda che sta qua.
Poi la campagna di vaccinazione deve essere associata a ricerca scientifica. Faccio un esempio dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo cominciato la campagna di vaccinazione e noi ci siamo accorti immediatamente, a febbraio, quindi la campagna è iniziata a gennaio, a febbraio ci siamo accorti che chi aveva avuto Covid aveva una risposta estremamente forte. Allora misuravamo solo gli anticorpi e avevamo pochi vaccini. L'abbiamo osservata noi, l'hanno osservato un collega negli Stati Uniti, si chiama Florian Kramer, e l'abbiamo segnalato al nostro ministero. E nel giro di un mese in tutta l'Europa continentale si è adottata una politica di dire chi ha fatto la malattia basta una dose di vaccino per ora. Questo ha portato al risparmio di vaccino e quindi abbiamo avuto più dosi da somministrare e da condividere con tutti. È un esempio di come la ricerca deve accompagnare la campagna vaccinale. Molti si chiedono e mi chiedono, ho livelli di anticorpi alti, mi devo vaccinare. Allora c'è qualcosa, una delle cose che ancora non abbiamo è quello che in gergo chiamiamo un correlato di protezione. Per altre malattie infettive la rosolia non è più un problema, ma quando io ho avuto i figli era un problema molto grave la rosolia, per le mamme e perché dava malformazioni. Beh, si faceva un test anticorpale e si diceva se la persona era immune o non immune e se aveva avuto il contatto con il virus. Ecco, noi, e si diceva alla persona, noi non abbiamo, anche noi ci lavoriamo, non abbiamo un correlato di protezione da usare per le persone singole. Ci lavoriamo. Poi la nostra grande preoccupazione sono i pazienti fragili, i pazienti di Franco trattati con immunosoppressivi, i pazienti oncoematologici che rispondono male al vaccino. Ecco, questi abbiamo un consorzio, di nuovo un consorzio che è partito molto molto tempo fa, che si chiama Vax for Frail, vaccini per i fragili, che copre la penisola, siamo 13 istituzioni attraverso la penisola e abbiamo seguito la risposta di questi soggetti, abbiamo raccomandato per esempio la quarta dose ai soggetti fragili. Ancora quando ci siamo messi a misurare anche con saggi fatti da noi la risposta immunitaria, noi e tanti altri abbiamo osservato che le persone molto anziane hanno grande variabilità nella risposta. Prima si menzionava la montagna, in montagna ci sono persone che anziane vanno veloci e ci sono persone che hanno bisogno di un bastone per camminare. E lo stesso vale per la risposta immunitaria. Quindi la nostra preoccupazione è la protezione, di nuovo, delle persone più fragili nella nostra comunità. In tutto il mondo, sottolineo le cose che non sappiamo, perché sono le sfide che abbiamo davanti per il futuro, è il confine che dobbiamo attraversare. Ovviamente lo sappiamo tutti, abbiamo un tema di varianti, delle varianti del virus, quindi... Ma in tutto il mondo sono stati combinati vaccini diversi, su piattaforme diverse, in modo erratico. Molti di noi, molte persone per esempio della mia famiglia, sono state vaccinate inizialmente con il vaccino di Oxford, quello venduto da AstraZeneca, e poi hanno fatto la terza dose con il vaccino a mRNA. Lo abbiamo fatto saggiamente, giustamente, ma in tutto il mondo questo è stato fatto combinando nel modo più strano, ma non abbiamo imparato a usare in modo razionale le combinazioni di vaccini. È una delle sfide che abbiamo, perché ci sono dei dati che suggeriscono che combinando per esempio un vaccino su piattaforma adenovirus, quello di Oxford, con un vaccino più convenzionale, si attivano sia due braccia del sistema immunitario e quindi con un respiro del sistema immunitario più grande nei confronti delle varianti in particolare.
Vorrei tornare sulla, e poi attraverserò i confini di nuovo, vorrei tornare sulle motivi di preoccupazione, di scetticismo. Una cosa che viene detta è i vaccini sono sperimentali. Allora, tutto in medicina è sperimentale. Pensate, l'aspirina la conosciamo da 130 anni più o meno. Da 130 anni conosciamo l'aspirina. Ma ancora stiamo lavorando e facendo ricerca sperimentale sull'aspirina. Per capire, per esempio, lavori molto recenti sulle riviste più importanti, se è davvero saggia darlo a tutti i pazienti con patologia, a rischio di patologia cardiovascolare. Quindi tutto in medicina è sperimentale, viene rimesso in discussione se i dati suggeriscono. Ma qui sperimentale vuole dire noi non sappiamo che cosa fanno. Invece noi siamo tranquilli sui vaccini che stiamo utilizzando. Cosa vuol dire? Io penso che non dobbiamo dimenticare, anche se guardiamo al futuro, non dobbiamo dimenticare la nostra storia. Quando abbiamo avuto un vaccino contro la polio, due vaccini, uno a germi vivi, quello di Sabin, non abbiamo aspettato 20 anni per essere sicuri che non ci fossero effetti collaterali. Chi ha conosciuto la polio sa che cosa voleva dire la polio, l'abbiamo usato. Abbiamo sconfitto la polio nella stragrande maggioranza del globo. Quando abbiamo avuto un vaccino gli effetti avversi dai vaccini sono sempre successi durante le prime fasi, è successo anche con Covid-19, mai a lungo termine. Quando abbiamo avuto un vaccino efficace e sicuro contro la rosolia, è bene ricordare che la rosolia, il contatto col virus della rosolia, non la malattia, il contatto col virus della rosolia in una donna in gravidanza non immune, un bambino su quattro malformato. Non abbiamo aspettato 20 anni, avendo bambini malformati per 20 anni, ipotetici effetti a lungo termine del vaccino contro la rosolia. Abbiamo, le mie nipoti sono vaccinate contro la rosolia, le mie figlie non sono mai preoccupate del contatto contro la rosolia, mentre io ho dovuto preoccuparmi a suo tempo. Un esempio ancora più vicino, vicino al cancro, il virus del papilloma, cancro della cervice, causa il cancro della cervice nella donna, il cancro della testa e del collo e anale nel maschio. Quando abbiamo avuto un vaccino contro il virus del papilloma e il vaccino era sicuro, il vaccino funzionava sulle prime lesioni pre-tumorali, non abbiamo aspettato 30 anni per contare i cancri della cervice, per essere sicuri che funzionasse sul cancro della cervice. Non abbiamo neanche aspettato di essere sicuri che funzionasse sul cancro della cervice. Offriamo vaccino contro il virus del papilloma e i dati della fine dell'anno scorso nel Regno Unito dicono che scende il cancro della cervice, c'è una riduzione del cancro della cervice superiore all'85%. Quindi, al di là del tema delle notizie false, c'è un tema del rischio del non fare. Quando si ha una ragionevole sicurezza che non ci sono problemi e quando c'è una minaccia così grave come quella che abbiamo avuto e abbiamo con Covid-19. Attraverso i confini un'altra volta e li attraverso per guardare il mondo. Questo è il quadro della quante dosi sono state somministrate al mondo. Vedete che c'è un continente bianco ed è il continente africano, dove una quota molto piccola della popolazione è stata vaccinata, meno del 20%, intorno al 15% adesso.
con vaccini non ottimali, con dosi subottimali, per darvi un'idea, un numero che non viene mai ricordato, nelle nostre, nell'ordine dei medici, cioè a tutti noi è stato offerto il vaccino, e la stragrande maggioranza, quasi la totalità praticamente di noi si è vaccinato, degli operatori sanitari e dei medici. Beh, in Africa 1 su 4 ha avuto accesso al vaccino, e questo vuol dire mettere in sicurezza tutta la comunità. Noi ci siamo vaccinati per noi stessi, ma per mettere in sicurezza l'intera comunità. C'è un'iniziativa di salute globale che si chiama COVAX. Io ho al centro di COVAX c'è un'organizzazione che si chiama GAVI, l'Alleanza Globale per i Vaccini e le Vaccinazioni. Io ho servito nel comitato che guida questa alleanza, che aveva per lo scopo di ridurre la mortalità di 2,5 milioni di bambini che morivano tutti gli anni perché non hanno accesso ai vaccini più elementari. Quindi Gavi non è solo un buon filo italiano, non della Francia Corta, mi dispiace, ma un buon filo italiano, è anche un'iniziativa di salute globale che ha funzionato. E qua si vedono dei vaccini che arrivano in una capitale, credo che sia Sud Sudan. I vaccini adesso stanno arrivando, ne stanno arrivando di più, ma è lì che comincia la sfida. Questa non è una fake news, questi sono vaccini che hanno iniziato il loro percorso, vaccini contro Covid, che hanno iniziato il loro percorso in Sud Sudan, e non è facile fare quello che viene detto, l'ultimo miglio, e questo implica il rafforzamento. Quindi la sfida qui per il futuro è trasformare un vaccino in una vaccinazione. Io sono molto vicino a un'organizzazione che è un'organizzazione non governativa, che è Medici con l'Africa, QAM. Perché condividere i vaccini? Perché? Beh, c'è un tema di solidarietà, ma c'è un tema di sicurezza, la nostra sicurezza. Le varianti che ci hanno preoccupato, Delta, è stata la penultima, Omicron, sono nate in paesi a basso reddito, sono nati nella selva amazzonica, sono nati dove il virus circola senza problemi, spesso in soggetti immunocompromessi. E la preoccupazione che forse qualcuno ha letto sulle nuove varianti di Omicron, B4 e B5, di nuovo da questi paesi. Quindi io credo che ci sia un tema di solidarietà, un tema di sicurezza, della nostra sicurezza. Qualcuno lo ha definito un altruismo interessato. Prima di Covid-19 abbiamo scritto un lavoro su una rivista scientifica autorevole, Rino Rappuoli, Angela Santoni, che era il presidente della Società di Immunologia, ed io abbiamo scritto un lavoro in cui dicevamo che i vaccini sono una conquista della civiltà, un diritto, e pensavamo soprattutto ai bambini allora, devo dire, un diritto per ogni essere umano e un'assicurazione per il futuro dell'umanità, o una cintura di sicurezza per il futuro dell'umanità. Ecco, io penso che Covid-19 abbia dimostrato che non sbagliavamo quando dicevamo queste cose prima di Covid-19. Infine, in questi 2 anni, è vero, guardiamo al futuro, alle sfide del futuro, ma ci nutriamo del nostro passato. In questi 2 anni mi hanno accompagnato, ho già menzionato Socrate, la coscienza di non sapere, Camus, la peste, la responsabilità sociale di chi fa medicina, un fantastico libro, e poi mi piace ricordare Manzoni scrive 2 volte la storia della colonna infame, in cui sono stati condannati a morte gli untori dei poveretti. E perché lo fa? Lo fa perché dice dobbiamo restituire la verità storica come insegnamento, ed è quello che
abbiamo cercato, o qualcuno, io ho cercato di fare, ho cercato nella comunicazione anche con voi, spero di essermi attenuto a 3 R, il rispetto dei dati, il rispetto delle competenze, quindi parlo di immunologia, e la responsabilità sociale, cioè responsabilità, cioè l'impatto di quello che diciamo sui comportamenti delle persone. Ho ricordato Socrate, un pensatore che Eraclito dice che ha scritto che la natura ama nascondersi, e quindi una delle sfide che abbiamo per il futuro e che la possiamo affrontare è quella appunto di capire sempre di più, nel mio caso, come funziona il sistema immunitario, come il sistema immunitario si addormenta nel caso dei tumori, che è stato per tutta una vita il mio tema di ricerca, e come Covid-19 sfugge al sistema immunitario. Questo è un pittore che è Lucio Fontana, I tagli nella tela. Beh, in questi 2 anni ho riletto I tagli della tela di Lucio Fontana come la sfida ad attraversare per il futuro il non conoscere, per conoscere al servizio della salute e di una salute condivisa. E grazie per il piacere di essere qua con i medici di Bologna. Grazie per la bellissima presentazione, molto, molto bella, molto piacevole, molto profonda. Se è possibile vorrei sottolineare un paio di cose. Allora, un cambio di paradigma, sicuramente questa pandemia ha portato cose pessime e cose buone su cui ragionare. Una delle cose che mi sembra di poter dire è che ha accelerato un cambio di paradigma, che è quello, si sente? Sì, si sente. Che è quello della collaborazione in ambito scientifico. Io ricordo che quando ho frequentato alcuni laboratori di ricerca all'inizio della mia carriera, il tema era competere, cioè era cercare di fare in fretta senza far sapere gli studi che si stavano facendo, perché bisognava arrivare per primi a dire delle cose, a comunicarle. Adesso l'atteggiamento mi sembra che sia profondamente cambiato, cioè i 3.000 che hanno contribuito allo studio genetico credo che diano il segno della necessità, che è ormai chiara a tutti, che si va avanti se si collabora, se si uniscono le forze, se si uniscono le capacità di ragionamento, se si uniscono le potenzialità che ognuno di noi in maniera differente può esprimere. E questa è una cosa, secondo me, estremamente importante, perché è vero per la ricerca scientifica, è altrettanto vero, forse ancora più vero, nella vita quotidiana, cioè nella relazione tra le differenti specialistiche in ambito sanitario, in ambito ospedaliero, e il Covid questo l'ha reso estremamente evidente, cioè i rianimatori neanche sapevano che il sistema immunitario poteva causare dei danni gravi come quelli del Covid, ancor meno sapevano che dei farmaci immunosoppressori come farmaci anti-interleuchina 6 potevano essere in realtà dei salvavita per i pazienti che arrivavano in rianimazione in condizioni che potevano essere considerate a ragione disperate. Quindi il sottolineare la necessità di collaborare sempre di più, collaborare sempre più in maniera aperta e rendendosi disponibili alle collaborazioni, direi che è un'acquisizione fondamentale. L'altra cosa è che noi pensiamo oltre i confini, ma i confini continuano a spostarsi e sono sempre meno identificabili. La capacità del virus di mutare è un chiaro esempio, per cui noi produciamo dei farmaci, degli strumenti che possono contrastare le infezioni, in particolare le infezioni, ma il virus che muta li rende inefficaci. L'esempio degli anticorpi monoclonali che hai fatto è evidente da questo punto di vista. E l'ultima cosa che vorrei sottolineare è la necessità di riprendere strumenti antichi che forse sono stati un pochino dimenticati nel tempo, sottovalutati e che sono stati contrastati in maniera irragionevole durante questa pandemia, che sono i vaccini.
I vaccini per noi, penso a me, ma si può estendere a tutta la popolazione, penso a me per le malattie che curo, sono sempre più fondamentali. Noi affiniamo le armi terapeutiche e interferiamo in maniera sempre più efficace con il sistema immunitario, ma il prezzo che dobbiamo pagare è esporre il sistema immunitario a delle debolezze nei confronti, per esempio, delle infezioni. Quindi i pazienti con malattie autoimmune andrebbero preventivamente vaccinati per una serie di malattie, la meningite è una di queste, le polmoniti sono altre, l'herpes zoster che presenta un rischio di recidiva maggiore e può presentarsi anche in maniera molto grave in pazienti più deboli, più fragili. Quindi i vaccini vanno rivalutati, rilanciati, nella tua presentazione l'hai molto ben evidenziato, non solo per il Covid ma in generale, perché sono armi terapeutiche antiche ma estremamente attuali, estremamente importanti in medicina. Ciò detto, vorrei, se sei assolutamente, non ho niente da aggiungere, sottoporti un po' di domande che vengono dall'audience. Non ho avuto modo di valutarle preventivamente, per cui le leggo direttamente. Allora, alla luce delle attuali conoscenze genetiche sul funzionamento del sistema immunitario, lei ritiene che sia razionale e utile proseguire i vaccini anti-Covid-19? Sì, assolutamente. Poi continua, dopo le tre dosi, la quarta dose, e variabili fino ad arrivare ad una prevenzione della vaccinazione antinfluenzale ogni anno per i fragili e per i fragili. Grazie professore. Allora, il primo punto è la parte genetica, quello che sappiamo di genetica, ho cercato di darvi un'idea, è legata alla malattia grave e la genetica è solo uno dei fattori. Poi c'è lo stile di vita, chi ha fumato, chi è in sovrappeso, c'è il genere, maschio e femmina, e così via. Quindi è solo uno dei fattori per chiarire. I vaccini e la quarta dose, non c'è nessun motivo per nessun vaccino di utilizzare strumenti genetici per personalizzare la vaccinazione. Questa è una cosa che non facciamo. Non abbiamo gli elementi per farlo. La domanda è quarta dose. Allora, la quarta dose, dobbiamo dire onestamente, abbiamo pochi dati. I pochi dati che abbiamo sulla quarta dose vengono da Israele e sono dati di tre studi di dimensioni diverse che dicono che la quarta dose riduce di circa tre quarti il rischio di malattia grave nei soggetti sopra i 60 anni. Perché è stata fatta una raccomandazione di la seconda cosa è che non c'è niente di strano nel fare una quarta dose. Soggetti, per esempio, con insufficienza renale che hanno un difetto di risposta immunitaria, anche con vecchi vaccini, per esempio il vaccino contro l'epatite B, si faceva un'altra dose per cercare di avere una risposta. Quindi non è qualcosa di strano. La quarta dose è stata suggerita e raccomandata ai soggetti fragili, quindi soggetti fragili che hanno un sistema immunitario compromesso, per i quali Covid-19 è un rischio molto grave, quindi i numeri, ci siamo abituati a avere 100-200 morti al giorno, e di questa categoria, come dicevo, fanno parte una parte delle persone molto anziane, più di 80 anni, e quindi io credo che la decisione che è stata presa in tutti i paesi, cioè quella di rendere disponibile la quarta dose per soggetti fragili o perché immunosoppressi o perché sopra gli 80 anni, è una decisione saggia che ha lo scopo di non perdere e ridurre mortalità e sofferenza nella parte più fragile della nostra comunità, in attesa dell'autunno, quando comincerà la partita vera, perché lo sappiamo, comincia la partita vera.
Quale sarà lo scenario dell'autunno? Beh, dobbiamo dire che non lo sappiamo esattamente. Abbiamo la speranza di avere un vaccino. Perché l'autunno? Perché tutte le infezioni respiratorie, con buona pace di chi diceva che il virus si era attenuato, durante la primavera estate del 2000, e abbiamo pagato quelle cose irresponsabili che sono state dette e scritte, durante la primavera estate nel nostro emisfero tutte le infezioni respiratorie dei vecchi coronavirus, se uno guarda i dati, fra virgolette, scompaiono, e poi il problema si ripone, lo stesso fa influenza. Quindi speriamo di avere un vaccino mirato contro le varianti e che veda meglio le varianti. Abbiamo il tema di influenza. Che cosa abbiamo imparato di influenza? Rivendico una cosa che ho detto 2 anni fa. È peggio avere 2 delinquenti in casa che averne uno solo. Beh, adesso i dati lo dimostrano. Perché? Il Regno Unito ha tolto le mascherine, io arrivo da Londra stamattina, d'amblée, senza nessun passaggio graduale, è ricomparsa influenza e molti dei malati in unità di cura intensiva hanno influenza e Covid-19. Noi sappiamo, lo sappiamo perché è stata fatta la sperimentazione, che la somministrazione del vaccino contro Covid-19 e contro influenza insieme, nei 2 bracci, o se ci sarà una sola iniezione meglio ancora perché ci facilita la vita, non ha più problemi dal punto di vista degli effetti collaterali che conosciamo, e il sistema immunitario risponde bene sia a influenza che a Covid-19. Quindi non sappiamo quale sarà lo scenario di ottobre, la raccomandazione sarà sicuramente di vaccinarsi contro influenza, ottobre, novembre, dicembre, vaccinarsi contro influenza, e è possibile che ci sia una raccomandazione per una parte importante della popolazione, non necessariamente per tutti, ma per una parte importante della popolazione, di fare la quarta dose, lasciando perdere i soggetti fragili di cui abbiamo parlato. Quindi non so se ho risposto, ma è quello che sappiamo, e sottolineo, c'è molto che non sappiamo. Una seconda domanda. Allora, in caso di possibile nuova pandemia interumana aerotrasmessa, in mancanza di vaccini e farmaci antivirali efficaci, ritiene utile aggiornare il piano pandemico vecchio di 10 anni? Lo ripeto io, l'aggiornamento del piano pandemico, cioè si dice se arriva un'altra pandemia dovremmo aggiornare il piano pandemico. Allora, io non sono un esperto di politica sanitaria, sono un immunologo, quindi la mia competenza specifica è, non sono un esperto di politica sanitaria, ma c'è una cosa che abbiamo fatto e di cui sono stato parte. L'anno scorso, tutti lo sappiamo, c'è stato il G20, accanto al G20 c'è stato un S20, una scienza 20, e come il nostro paese ha ospitato il G20, l'Accademia dei Lincei, che è l'Accademia delle Scienze del nostro paese, la più antica Accademia delle Scienze al mondo, io sono membro dell'Accademia dei Lincei, ha messo insieme le accademie di tutto dei 20 paesi più importanti per ragionare sul futuro, per cercare di rispondere a quella domanda. Quindi abbiamo fatto delle raccomandazioni. Ma c'è di più. Chi ha guidato questo esercizio di S20 è stato Giorgio Parisi, che poi ha preso il premio Nobel. E Giorgio Parisi, che è un fisico, ha detto: non basta la scienza, ci vogliono le scienze sociali, perché dobbiamo farci carico delle disuguaglianze, dobbiamo farci carico delle dimensioni sociali, convincere le persone, come fermare le notizie false. E quindi per la prima volta, per volontà di Giorgio Parisi, che poi ha preso il Nobel non per quello ovviamente, un fisico, niente di più duro di un fisico, S20 è stato fatto insieme a SS20.
Quindi su questo sono stati dati dei suggerimenti, speriamo che i suggerimenti vengano presi sul serio. Non so se c'è ancora tempo, sì. Presidente. Ah. Uno o due domande. Allora, una è una domanda intrigante, che chiede con quali argomenti cercherebbe di far tornare in Italia un'immunologa dottorata all'UCL. È firmata. Beh, io sono tornato in Italia e ho scelto di rimanere in questo paese. Sono stato ho lavorato nel Regno Unito, ho lavorato negli Stati Uniti ho scelto di lavorare in questo paese. In questo paese si può fare buona scienza, è più difficile. Il mio invito è a raccogliere la sfida e andare in un buon laboratorio. E ci sono tanti laboratori, quindi non faccio propaganda per il mio laboratorio, ma ci sono tanti laboratori dove si fa buona immunologia. La domanda sull'immunologia, quando sono state fatte delle misure di impatto, l'immunologia è sempre, che è una disciplina piccola, è sempre venuta fuori come una delle aree di eccellenza del paese. Quindi il mio invito è raccogliere la sfida. Molte altre domande che richiederebbero un'altra ora, per cui le saltiamo. Chi soffre di depressione è considerato più a rischio per il Covid e i cardiopatici? Allora, un commento generale sulla depressione. Beh, chi ha altre patologie è a rischio di avere Covid grave, poi questo lo abbiamo visto. Per quanto riguarda la depressione c'è una connessione fra il sistema nervoso centrale. Noi abbiamo i due sistemi più complicati nel nostro organismo, sono il sistema nervoso centrale e il sistema immunitario. Sono due sistemi che si parlano, conosciamo in modo ancora imperfetto, abbiamo fatto molti progressi. C'è per esempio un gruppo da noi di neuroscienziati che si occupa di questo. Conosciamo in modo imperfetto come dialogano il sistema nervoso centrale. Nella depressione si osservano un innalzamento del tono infiammatorio e non sappiamo se questo contribuisce alla malattia o se diciamo, è una manifestazione della malattia, ma è un segno di questi due sistemi che si parlano. E poi dobbiamo dire una cosa, cioè che long Covid, uno dei quadri che si osservano in soggetti che hanno long Covid, sono quadri che hanno appunto a che vedere con la depressione. L'ultimissima, due ultimissime. Ah. Uno che è la durata dell'immunità da vaccino e quella da malattia differenza, e l'altra molto più pratica è perché non si tiene conto dell'esame sierologico per poter evitare di fare. E questo è molto importante. Allora, il primo punto è malattia verso vaccinazione. I dati dicono che la protezione indotta da vaccinazione è migliore della protezione indotta dalla malattia. L'ultimo dato è uscito settimana scorsa del Center for Disease Control negli Stati Uniti, in cui si ripete questa cosa. La situazione migliore, ma non augurabile, è malattia e vaccinazione. L'intero ciclo vaccinale, perché la risposta immunitaria è quella che ha migliore dal punto di vista della intensità, ma soprattutto del respiro, cioè del fatto di coprire le varianti. Quindi l'indicazione pratica, se ho avuto una malattia, vabbè, adesso il Green Pass è passato, ma anche se ho il Green Pass, vacciniamoci. Questo è perché i dati, e questo è particolarmente, questo si vedeva già all'inizio, qualunque cosa venisse detta, già all'inizio si vedeva che la malattia naturale, soprattutto nei soggetti anziani, quindi che hanno più problemi, non era il miglior modo. Perché? Vi faccio l'esempio del morbillo. La malattia naturale del morbillo, è vero, se ho avuto il morbillo sono poi immune contro il morbillo, come se ho fatto i miei due vaccini contro il morbillo. Ma il morbillo sopprime il sistema immunitario fino a 2 anni, ed è uno dei motivi per cui la gente va in ospedale quando ha il morbillo, come abbiamo avuto.
E così questo virus sopprime il sistema immunitario, quindi, e induce autoimmunità in una parte dei soggetti. Quindi vaccino. La seconda domanda è perché non posso usare i livelli di anticorpi, la misura degli anticorpi, per vaccinarmi o non vaccinarmi. Non li possiamo usare perché non abbiamo dei dati che ci consentano di usarli, non è un capriccio. Una rivista scientifica molto importante, una delle più importanti, il Journal of the American Medical Association, ha intitolato "La scienza farlocca della misura dei livelli di anticorpi". Che cosa vuol dire? Noi sappiamo che in generale c'è una correlazione fra quantità di anticorpi misurata a un tempo e resistenza alla malattia dopo vaccinazione. Ma uno, i test sono molto diversi, i test che vengono usati per misurare gli anticorpi. La misura più sofisticata è quella di misurare anticorpi neutralizzanti. Gli anticorpi sono solo un pezzo della risposta immunitaria. Quando gli anticorpi scendono e non si vedono, si vedono poco, ci sono le cellule di memoria che sono quelle che si rimettono a fare anticorpi. Ancora c'è poi un pezzo del sistema immunitario che sono le cellule T, che sono le cellule che uccidono e che danno il là a fare anticorpi e uccidono le cellule infettate dal virus. Ecco, non abbiamo una, noi stessi stiamo, lavoriamo su questi test, noi stessi lavoriamo su questi test. Quindi in gergo diciamo che noi in questo momento non abbiamo un correlato di protezione, cioè non possiamo dire alla signora A o alla signora B hai questo livello di anticorpi, sei o non sei protetto, come lo potevamo dire per la rosolia, per chiarire, come lo potevamo dire per la rosolia. Non siamo in quella situazione. Ci arriveremo? Sì, ci arriveremo. Io ne sono convinto, forse perché ci lavoriamo anche noi, ma, io penso. E cominciamo forse a utilizzare questo. Qualcuno di noi pensa che si potrebbe cominciare in condizioni controllate a utilizzare un approccio di questo tipo nei pazienti di Franco e nostri, cioè nei pazienti in cui sono immunocompromessi e a chi fare la quarta dose. Quindi è una frontiera di ricerca, quella di la ricerca di correlati di protezione, che sarebbe anche molto importante per confrontare vaccini diversi. Invece non possiamo, per ora non sappiamo confrontare vaccini diversi. Altre domande sono, direi, troppo vaste per poter essere affrontate, perché ormai abbiamo concluso il tempo a disposizione, per cui io ringrazio a nome di tutti il professor Mantovani per questa bellissima serata. E l'Ordine dei Medici per aver preso queste iniziative. Grazie. Grazie all'Ordine dei Medici. E ai medici in generale.